Eccoci qui, buona domenica, ciao Enrico e ben ritrovato. Salutiamo tutti gli spettatori che da questo momento in poi si collegheranno con noi. Ovviamente riceveranno la notifica che siamo in diretta. Ricordiamo che siamo in diretta sulla pagina Facebook di Radio Mia e dopo poi al termine saremo in diretta anche sul nostro canale YouTube Radio Mia TV. Enrico Carso Alvisi. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Ciao carissima Cinzia, che piacere vederti. Un Piacere bacio. mio. Ricordiamo che siamo stati insieme in diretta telefonica qualche giorno fa su Radio Mia e niente, quindi insomma io ti presento, no? Perché tu sei un cantante e sei un interprete, sei di Bologna e la cosa bella che ti caratterizza è che tu sei ispirato dalle canzoni di Roberto Carlos. Io inizierei proprio da qui, anche perché poi da qui parte tutto, i tuoi live, i tuoi spettacoli, parleremo anche del tuo prossimo spettacolo. Però dicevo, partirei proprio da qui, da Roberto Carlos, da questa ispirazione e soprattutto dalle tue meravigliose interpretazioni. C'è un mondo dietro a questo bellissimo progetto artistico, progetto musicale. Iniziano i primi commenti, iniziano le prime persone a collegarsi. Vediamo chi abbiamo. Abbiamo Michela Vivarelli. Enrico, sei uno spettacolo. Grazie, Michela. La ringraziamo, Michela, Grazie, Enrico. certo, un bacio, Michela. Grazie. Ok, grazie. Dicevo, iniziamo da qui, da questa ispirazione. Nata da cosa, perché Roberto Carlos, che poi insomma conosciamo benissimo, questo grande cantante brasiliano, se non erro, giusto? Certo, brasiliano, sì. Il Enrico, ti lascio la parola. cachoeiro. Ma guarda, la musica romantica ha sempre contornato con la mia vita, fin da che ero bambino. Mio padre è appassionato di musica, ma ha sempre fatto vivere questi momenti. Quindi io, nato negli anni 70, sono cresciuto ascoltando le bellissime melodie di Fred Bongusto, di Frank Sinatra per andare negli Stati Uniti, e America Latina era Roberto Carlos. Appunto, la musa principale, io immagino un testo, una canzone, è sempre la vita. E Roberto Carlos ha sfruttato questa mia teoria, ovviamente è stata prima sua, poi è diventata mia. Mi ritrovo moltissimo nelle sue canzoni, nei testi, tant'è vero che le mie versioni in italiano di questi pezzi le sento veramente molto mie. Mantenendo l'argomento e costruendo, diciamo, questo contorno di testo sulla melodia, sulla musica, ma alcune canzoni mi si dice che sembrano nate appunto in italiano. E la forza di questo progetto in italiano è proprio questa, che non sono traduzioni, ma sono testi nuovi, rifatti, diciamo, nella mia lingua, che è l'italiano. Quindi è diciamo, una tua peculiarità, cioè ecco, queste canzoni che tu interpreti sono, tra virgolette, tue, cioè la tua peculiarità, sono fatte e arrangiate in maniera personale. Hai nominato Frank Sinatra, uno dei tuoi, diciamo, uno degli artisti che ti ha ispirato. Apro e chiudo parentesi, giusto per ricordare Quincy Jones, che ha diretto Frank Sì. Sinatra più di una volta, no? Questo lo Sì, ricordiamo. Quincy Jones ha fatto i primi album con Sinatra negli anni 60 con Count Basie, la Esatto. famosa Count Basie's Yet to Come, l'ultimo lavoro fatto nel 1984, l'album Ella Is My Lady, del quale si trova su YouTube anche tutta la registrazione in studio dove c'è appunto Quincy Jones che dirige e Sinatra che canta come se fosse dal vivo. È È vero, spettacolare. è E vero. queste nozioni sono state cose molto importanti per me nella vita e io ho imparato tantissimo da questi artisti messi assieme. Esatto, beh, comunque parliamo di mostri sacri della musica, Quincy Jones, Certo. Frank Sinatra, eccetera, e tu ti sei ispirato appunto a questa gente che ha veramente aveva e ha da insegnare. Roberto Carlos, i live di Enrico Carso Alvisi, quindi i tuoi live sono di grande impatto emotivo. C'è diciamo, ci sono delle meravigliose coreografie di luci. Parliamo un attimino di questo progetto emozione, quindi dei tuoi spettacoli. Raccontiamoli per chi non li ha ancora visti e soprattutto invitiamo chi ci sta seguendo e chi ci sta guardando a venire a vedere i tuoi spettacoli, che penso non siano solo in Emilia Romagna da quelle parti, ma siano un po' sparsi. Parlaci dei tuoi spettacoli. Certo,
Allora, il mio obiettivo fin dall'inizio, il primo live del progetto Emozione fu nel 19, quindi parliamo di 5 anni fa. Il mio primo obiettivo era quello di arrivare al cuore in una forma diretta. E così ho sempre tentato di fare, esternando durante questi spettacoli le mie emozioni, quello che era la mia indole musicale. Questa cosa mi ha dato ragione. Il primo live che fu al Teatro Tivoli di Bologna nel 19, no, sì, nel 19, 5 anni fa, esatti, novembre 19, fu bellissimo e aprì le porte a tutti gli altri spettacoli che ne seguirono. Quello fu tipo una prova, non ero sicuro di quello che poteva succedere, logicamente, però fu una serata memorabile. Il teatro fu sold out. Ovviamente c'era un lavoro di social alle spalle abbastanza abbondante, tutta la registrazione del disco, insomma, stava nascendo questo progetto, quindi si aggiungevano followers, è stato molto molto bello. Dopo sono seguiti altri live importanti, Ferrara Teatro Nuovo, Duse a Bologna, Teatro Rasi a Ravenna, Sarzana è già il secondo, insomma, è nato tutto così. Sì. Ha fatto da apripista questo live, questo, diciamo, questo spettacolo unico nel suo genere in tutta Europa, perché come hai appena detto, non ti fermi solo in una regione, in una località, però giri. Ma sei mai Certo. venuto in Puglia? No, in Puglia al sud non sono mai venuto, è uno dei miei sogni, Manca, spero che si manca, possa manca. realizzare. Sarebbe molto bello, Come eh? Magari potresti tassello anche collaborare manca. per una riuscita di un buon live, quindi ho sempre Anche pensato perché che tu fossi io un artista molto, molto, grazie, perlomeno molto gradita a me, quindi sarebbe grazie, molto bello perché tutto io questo, adoro la eh? musica di Roberto Carlos, a me piace tantissimo la sua musica, quindi perché no? Quindi aspettiamo Enrico Carso Albisi in Puglia con lo spettacolo Emozione. Abbiamo dei commenti ancora, continuano a collegarsi le persone, ci mandano dei cuori, c'è Carmela Amato che dice buona serata Enrico Carso, wow, grazie Carmela, grazie per essere con noi. Grazie, Allora, grazie. per quanto riguarda i testi, caro Enrico, tu hai scritto testi in italiano di tutte le canzoni, le hai arrangiate, e sei stato e sei accompagnato da un'orchestra composta da 14 musicisti. Quindi devo dire tanta roba, perché un'orchestra composta da 14 musicisti è un qualcosa di grande. Addirittura alcune canzoni sono state interpretate in tre lingue, quindi abbiamo l'italiano, abbiamo lo spagnolo e il portoghese. Cosa ci Sì. racconti? Allora, prendo proprio come punto di partenza questa ultima tua affermazione. Una delle Salutiamo Eva particolarità di questi. Maria, Casillas Osorio. Hola Eva Buonasera. Maria, beso Ciao. a te también. Un beso. Wow. Eva Maria è di Madrid, quindi ci segue da Madrid. Wow, siamo internazionali, Dottoressa diciamolo. Underdost. Viva Radio Mia. Vai. E viva No, Enrico dicevo Carso appunto la Albisi. particolarità di questa. E di questo mio progetto è che è seguito da gente lontanissima, tantissime persone in Italia, tantissime persone in Spagna, Portogallo e addirittura andiamo in America Latina, quindi tutta l'America Latina, compreso il Brasile. E la cosa che mi emoziona tantissimo è vedere l'unione di tutte queste persone nel seguire questo mio progetto. Mi sono trovato a seguire la tournée di Roberto Carlos un paio di mesi fa, in Europa. E durante questi live bellissimi che ha fatto Madrid, Lisbona, Parigi, eccetera, eccetera, ho incontrato tantissime mie followers che non sapevo di avere, che mi seguivano sulle Ti pagine, amano, appunto. ti amano, ti amano da ogni dove, perché sei bravo. Questo è bellissimo per me, perché è una delle soddisfazioni più grandi. E appunto anche a questi spettacoli, la presenza del pubblico è italiana, latina. Diciamo italiana, europea, latina, quindi Spagna, Portogallo e tantissimo dall'America Latina, quindi Brasile. Ho tanti followers che vengono anche al prossimo live che farò di origine Sì, Santo adesso andiamo Domingo, a farle. Colombia, tantissimi posti lontanissimi. Ecco, ovviamente gente residente magari in Italia che mi segue. Ecco. Sono clienti, chiamiamoli così, tra virgolette, followers fissi. Perché Sono li vedo fan, sono i tantissimi, tuoi fan. tantissimi spettacoli che faccio, sono sempre presenti.
E questi sono i tuoi fan. Ciò significa dimostrazione del fatto che piace questa tua interpretazione di Roberto Carlos e sei amato, ovviamente sei bravo. A proposito di spettacoli, ce n'è uno il 13 dicembre a Sarzana, come hai detto tu, è la seconda volta che vai a Sarzana. Il teatro si chiama? Allora, il teatro si chiama Teatro degli Impavidi ed è un Ok. teatro bellissimo, un teatro antico nel bel centro di Sarzana, che è una città piccolina, meravigliosa in provincia Io della ci sono, Spezia. esatto, io ci sono stata a Sarzana, posso Sì. confermare un bellissimo posto, tra l'altro, Bellissimo posto. soprattutto d'inverno, quindi andateci a dicembre, il 13 dicembre, andate al Teatro degli Impavidi a Sarzana per vedere lo spettacolo di Enrico Carso Alvito. Continuiamo, cioè parliamone di questo spettacolo di Sarzana, ma poi ci sono No, anche altre, questo è il primo dell'anno, non credo, forse uno dei tanti, giusto? ho fatto anche a Ravenna Teatro Rasi. Infatti, il video che ho intravisto è un video tratto da quel live di Ravenna. Esatto. Esatto. Quindi da Ravenna la prossima data è quella di Sarzana. Esatto. Gli concerti non sono tanti perché hanno un'organizzazione molto impegnativa. Lavorano più di 20 persone per la preparazione di uno di questi spettacoli. E sono gestiti e prodotti da me. Quindi, per lavorare serenamente non riesco a mettere, diciamo, sul mercato teatrale più di un paio di spettacoli l'anno. Però ne valgono la pena veramente. E anche il video parla da sé, insomma, di quello che si Certo, verifica se durante queste riusciamo, serate. esatto, se riusciamo a recuperare l'audio lo andiamo a vedere. Quindi ecco, lo spettacolo, raccontiamo, intanto ricordiamo, io non so se è già sold out, però i biglietti dove si possono acquistare? Allora, la platea è sold out, però ci sono dei palchetti bellissimi. Il Teatro degli Impavidi è fatto in modo che i palchetti sono tanto belli come stare in platea. E si possono acquistare collegandosi a Viva Ticket, portale Viva Ticket, poi nel motore di ricerca inserire il mio nome, Enrico Carso, oppure anche Amore Senza Limite, che è il nome dello spettacolo, e il motore di ricerca ti porta. Diciamo all'acquisto di questi ingressi. Lo spettacolo è tra meno di un mese, quindi chi ha voglia di esserci, proceda. Ok, senti, Amore senza limite è il titolo dello spettacolo. Sì. Come mai l'hai intitolato così? L'amore per... Amore senza limite è il titolo di una canzone. È una delle ultime canzoni che ho fatto, le versioni in italiano. Ma perché rinchiude bene o male amore senza limite, l'amore senza l'amore che guarda in là, l'amore che è infinito. Io parlo di queste cose durante i live. La canzone Io ti amo tanto ha un'introduzione parlata che parla di che cos'è l'amore vero. E Amore senza limite è una canzone bellissima d'amore su una ballata country, quindi diciamo protagoniste chitarra e batteria molto, dove appunto si parla di questo amore bellissimo tra due persone. Quindi mi sembrava giusto, mi sembrava perlomeno mi piaceva poter intitolare lo spettacolo col titolo di questa canzone, che sarà anche il titolo del prossimo album che farò, insomma, che sarà Wow. eventualmente sul mercato discografico. Quando? Quindi abbiamo lanciato quest'altra chicca, ci sarà Sì. Ma prossimamente un album che più o meno ci puoi dire quando guarda, uscirà. sto utilizzando moltissimo le registrazioni live perché mi piacciono di più. Mi capita di andare in studio, di registrare e poi preferisco quelle live. Quindi sto attingendo un po' da diversi spettacoli per fare questa collana di canzoni. Ecco. Sto attendendo anche quello prossimo di Sarzana. Quindi dopo questo concerto di Sarzana sicuramente avrò una visione più definita per poter dare informazioni sull'uscita di questo album. Perfetto, quindi dopo la data del 13 dicembre, come Esatto. vediamo un po', abbiamo il video, allora se abbiamo il video con l'audio, procediamo, vediamo un pochettino, diamo la linea alla regia. Signore e signori, è con voi Enrico. Sorrido con
sorriso, l'importante è l'emozione che vivo. È quello che mi piace, illegale, immorale. Braccia, questo amore è una canzone, e non potrei dimenticarmi. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, el tipo que pensa te adora. Que conta i secondi per vederti ancora. Io ti amo, io ti amo, io ti amo. Sulla punta dei suoi piedi mi guardava innamorata, occhi al cielo ed un sorriso con un'aria spensierata. Non è possibile che tu decida il suo destino. Guardare gli occhi di chi muore tra le tue mani. Il nostro amore è così, sia per te che per me, come una ricetta. Sono gli occhi che guardo, sono le forme che sento, in misura perfetta. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminos e tantas jornadas. Jesus Cristo, eu sono qui, voi ora. Jesus Cristo, grande Anna. Jesus Cristo, eu sono qui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu sono qui. Così è il nostro amor senza limite. Adesso l'inno dell'amicizia e dell'amore, tutti sotto, voi seduti, alzatevi. Pigri, venitevi. Assogliare os campos, eu quero apenas cantar meu canto. Eu só quero cantar sozinho. Eu quero coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Vai Maurizio Mancini, dai su di volume. Voglio sentire il vento forte, con la mia barca andare a nord. E in mezzo al mare voglio pescare un grande amore da dare a te. Vorrei gridare il mio canto amico a chi ancora sogna e sa apprezzare. Io voglio avere 1 milione di amici con tanta forza poter cantare. Voi! Voglio avere 1 milione di amici con tanta forza poter cantare. Allora, bellissimo. Devo dire che dopo aver visto questo video mi è venuta la voglia di venirti a vedere a teatro. Bello, magari ero a Sarzana in quel periodo, sicuramente sarei venuta. Sai cosa mi è piaciuto anche? Oltre, ovviamente, come sai tenere il palco, la musica bellissima, tutte le luci, queste quindi coreografia di luci come abbiamo detto prima, la cosa che mi ha colpito tanto è l'empatia che si crea tra te e il pubblico.
perché poi sei tu quello che fa nascere, no? Tutto ciò. Sì, perché ti metti... La cosa incredibile è l'empatia, come tu hai detto, ma anche l'empatia che si crea tra il pubblico e il pubblico. È incredibile questo. Si sono create tantissime amicizie nel mio pubblico e questa cosa mi dà molta allegria, mi emoziona tantissimo. Perché poi sappiamo che la musica unisce, no? Unisce, certo. Unisce tutto. Quindi in questo caso, diciamo, durante i tuoi spettacoli, la tua musica unisce anche il pubblico, quindi si creano delle, come hai detto tu, delle amicizie, delle unioni, e tutto diventa più bello grazie alla musica. Avevi ragione nel dire, ripeto, un conto è sentirlo, un conto è vederlo, avevi ragione nel dire che ti piace più il live, come quando vai in studio, no? Anziché incidere in studio, ti piace più il live, perché poi il live è veramente tanta emozione, bella, bello insomma, quindi invito a chi ci sta ascoltando, magari anche altri che vedranno questa live, ad andare su YouTube e digitare, abbiamo Eva Maria Casille, bravo, meraviglioso, ce lo dice in spagnolo, grazie. Dicevo, di andare su YouTube e cercare appunto il video che abbiamo visto per vederlo e rivederlo e soprattutto per far venire la voglia di andare poi a teatro e guardare e ascoltare Enrico Carso Alvisi, 13 dicembre, Teatro degli Impavidi a Sarzana in provincia della Spezia. Enrico, cos'altro abbiamo da aggiungere? Io vorrei che tu ricordassi i tuoi social, così ti possono seguire ed essere aggiornati sui tuoi spettacoli e anche sulle tue nuove canzoni. Allora, il social più seguito, diciamo più aggiornato, è sempre Facebook. Ci sono diverse pagine, tutte hanno il mio nome, quindi Enrico Carso Alvisi, oppure c'è Enrico Carso e Amore Senza Limite. Enrico Carso Alvisi 2, e poi per il pubblico latino c'è una pagina Enrico Carso e Spagna, che nacque per i followers spagnoli, poi si sono aggiunti anche latini e portoghesi e brasiliani. Comunque ogni pagina sono identiche, le pagine vengono aggiornate, diciamo, nella stessa sequenza e contemporaneamente, quindi una vale l'altra. Poi c'è la pagina Instagram, che è Enrico Carso Official, e anche il canale YouTube, dovrebbe essere enricocarso.official. Vabbè, poi tu hai un sito anche, giusto? Hai un, credo. Sì, c'è anche enricocarso.com. Esatto. Dove ci sono appunto i collegamenti con i social. I collegamenti con i social, foto degli ultimi live, diciamo un po' di tutto, ecco. Ok, quindi ecco, il work in progress è questo, lo spettacolo appunto del 13 dicembre, invece a livello di musica dicevi prossimamente un album, ricordiamolo. Sì, ho iniziato a registrare questo album, mi sono anche fermato, come ti dicevo, proprio perché trovavo le versioni live, mi colpivano di più. Quindi ho detto, vediamo di fare un live studio, ho cambiato nel durante il progetto. Un live studio, che cos'è un live studio? È utilizzare le tracce del live e magari adattarle a una registrazione, insomma. E sto lavorando appunto su questo. Cosa e devo dire una è bella nata cosa. Senza volerla, sì. Però è l'intuito, è nata senza volerla, però c'è l'intuito da parte di un artista che sei tu, e quindi scindere quali sono, ecco, le parti migliori da poter utilizzare nel progetto disco. A questo punto, che dirti, Enrico? Io sono stata felicissima di averti avuto qui ospite in video, perché noi siamo stati un paio di volte insieme in diretta radio. Voglio salutare, prima di congedarci, Raffaele Montanari della PM Studio, al quale poi faremo vedere questa diretta. Grazie Raffaele per aver dato Enrico Carso Alvisi e soprattutto la sua grande professionalità e la sua grande bravura nella musica. Ricordiamolo ancora una volta, seguite Enrico per lo spettacolo del 13 dicembre a Sarzana, Teatro degli Impavidi, spettacolo da non perdere, mi raccomando, ne uscirete estasiati e soddisfatti. Quanto dura il tuo spettacolo? È uno spettacolo di circa 2 ore. Quindi mamma inizia mia, di solito verso bellissimo. Le 21, finisce alle 23, 23:10, dipende. Io dipende sono convinta. Dai monologhi anche, dipende se sono più corti, più lunghi. È uno spettacolo molto basato sull'attimo. Quindi, a io parte sono la scaletta, convinta che le 2 ore voleranno. Cioè, arriva la chiusura e dice, mamma per me mia, ma è già finito.
Ma anche per il pubblico, tu lavori, per cui insomma fatichi un pochettino, il pubblico si diverte, dice ma è già finito, ma possibile, e purtroppo sì è finito, però vi aspetto al prossimo spettacolo che si terrà, eccetera, eccetera. Quindi Enrico, che dirti? In bocca al lupo, spero ci Grazie. sentiamo prestissimo, e quindi se ci sentiamo prestissimo vuol dire che l'album uscirà a breve, te lo auguro. E niente, che dire a tutti quanti voi, grazie per averci seguito, grazie a Michela, grazie a Carmela, grazie a Eva Maria e a tutti coloro che sono stati con noi. Io vi do appuntamento a lunedì alle 18 su Radio Mia, quindi domani in diretta e alla prossima per una Tattini Live in diretta. Ciao Enrico, buona musica, ciao a Ciao, tutti, grazie a buona tutti. Un domenica. bacio. Ciao! Ciao.